Pasquale Sisto, Rifondazione Comunista in piazza a Termoli per dire no al taglio dei parlamentari. Perché questa riforma non va bene? Non va bene perché la democrazia ha un costo, altrimenti facciamo le dittature. Chi lo stabilisce se devono essere 300, 600, 500? Quello l'ha stabilito la Costituzione, nata dalla Resistenza, e poi i presidi democratici, diciamo, costano, perché anche tagliando le province, no? A prima di tutto non si è risolto il risparmio, e poi non si sa chi deve fare le strade, non si sa chi deve fare altre cose. E poi questa cosa qui non va a risparmiare assolutamente niente, perché se vogliono risparmiare senza fare del populismo, senza fare l'antipolitica che ormai va avanti da 10-15 anni, i parlamentari, il Parlamento rimane il Parlamento e il Senato, la Camera e il Senato rimane così com'è, però si risparmia con gli stipendi, si abbassassero gli stipendi. Poi il costo del personale, il costo di gestione del Parlamento, perché lì non applicano il contratto della pubblica amministrazione come ci hanno tutti gli altri lavoratori, lì hanno un contratto a parte lì, e c'è un costo esuberante, esagerato per quanto riguarda la gestione del Parlamento. Ecco, se si vuole risparmiare, ci sono altri modi per risparmiare, e il Parlamento deve rimanere così come è nato dalla Resistenza. Anche perché poi, no, ci sono le piccole sapere, la Basilicata, il Molise, quanti parlamentari avremo? Già ce ne hanno tagliato uno, ce ne avevamo quattro, no? Ce ne hanno tagliato uno. Quando ce ne avremo? Non si sa, perché non ci sta nemmeno la riforma elettorale, quindi Cuporcellum, come l'hanno chiamato, no? E ancora sarà ancora peggio con questa che se passa il sì.